Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi ho fatto una torta di mele allo yogurt. Grattugio la buccia di un limone con la buccia edibile, mi raccomando, e poi prenderemo anche il succo. Taglio a piccoli cubetti la mela. Metto la mela in una ciotola col succo del limone e un cucchiaio di zucchero. Se volete ci potete mettere anche un po' di cannella in polvere. Sbatto due uova con 150 g di zucchero. Metto un pizzichino di sale, la buccia del limone grattugiata, l'olio di semi, lo yogurt greco. Vi ricordo che gli ingredienti ve li scrivo in info box, la descrizione del video a destra, in basso. Metto anche una bustina di vanillina. Comincio a mettere un po' di farina. Quando l'impasto comincia un po' a addensarsi, prendo il mestolo, metto le mele, metto il lievito, finisco di mettere la farina. Se vi ci piacciono, dentro ci stanno bene anche un po' di pezzetti di noci. Prendo uno stampo tondo, ho messo sul fondo un foglio di carta da forno, l'ho oliato e passato con la farina. Questo misura 26 centimetri. Prendo un'altra mela, la lavo bene, lascio la buccia. Tolgo il torsolo e l'affetto con la mandolina. Ora con le fettine sottili andiamo a decorare. Cercherò di fare delle roselline. Mannaggia, sono anche troppo sottili, si rompono a volte. Potete farle anche a mano, è un pochino più verde. Facoltativo naturalmente, io metto qualche pezzettino di noce in mezzo alle rose, una spolverata di zucchero di canna, do anche un po' di marmellata di mele cotogne intorno alle rose, così viene più saporita. Forniamo a 180 gradi per circa 30 minuti, da controllare, anche 40 forse ci vogliono. La torta è cotta, ci ha messo 40 minuti poi, eh. Che bella che è. Credo che sia anche buonissima. Io non la potrò assaggiare perché la devo regalare. Comunque si vede che è morbidissima.